Nella veste di giovane studentessa di seconda generazione, concedermi l'audacia di ambire a qualsiasi futuro e desiderassi non è mai stato completamente scontato, e ogni giorno continua ad essere un lungo viaggio. Un percorso a tappe durante la quale far crollare gradualmente le barriere che mi separano dagli altri, facendomi conoscere, smentendo ogni tipo di pregiudizio, dimostrando il valore della diversità. Ed infine facendo emergere e prevalere il merito. A questo viaggio il percorso accademico è sempre andato di pari passo, configurandosi come uno dei progetti a lungo termine più significativi e influenti mai intrapresi. Un'occasione che mi ha permesso di credere che la forza di volontà e l'impegno fossero sufficienti a superare limiti ed ostacoli, quali la disparità di genere, i pregiudizi razziali, la mancata fiducia e investimento nei giovani. E spesso una visione pessimistica del nostro futuro. Maturando con il tempo, ho scoperto nell'educazione e nella cultura strumenti dall'incredibile capacità di raggiungere persone di qualsiasi provenienza, cultura e contesto sociale, unendole, e mezzi attraverso i quali poter apprendere uno stile di vita dedito allo studio, all'impegno, alla disciplina e al sacrificio. Imparare ad apprezzare il valore e il peso di questi strumenti, acquisendone l'uso, significa assimilare un'attitudine propensa alla perseveranza e alla determinazione nella vita di fronte alle avversità. Significa guadagnarsi progressivamente quella conoscenza che ci permette di vedere oltre l'apparenza e i preconcetti. Tutte virtù che adoperiamo nella vita quotidiana negli ambiti più disparati, da quello scolastico a quello lavorativo, da quello sportivo a quello creativo. Caratteristiche ed aspetti che ci consentono di cooperare in società e che ci aiutano a coltivare un pensiero critico e costruttivo. Attraverso il potente mezzo dell'educazione e della costante ricerca abbiamo la preziosa possibilità di fare scoperte, conoscere il mondo che ci circonda, empatizzare con le persone che la abitano, aprire la mente a nuovi orizzonti. Dunque, il momento in cui ci sentiamo così lontani, durante la quale il sentimento di alienazione ancora pervade i nostri stati d'animo, invito coloro in ascolto a ricordare sempre di guardare oltre i confini, non fermandosi mai a pregiudizi o a stereotipi, oltrepassando ogni genere di limite e confine deleterio, per un primo passo verso la costruzione di una società più inclusiva ed equa, e il raggiungimento di un futuro sostenibile.